entreremo dentro, vedremo le segrete. È il professor Piero Giannini, che è uno scrittore, poi vi illustrerà un po' la storia del castello e le sue leggende. Era il granaio del castello. Dietro di voi sul soffitto c'è una botola dalla quale veniva scaricato il cereale. Le segrete, le cosiddette segrete, cioè i sotterranei del castello, erano adiacenti al granaio, però non collegate, e sono quelle che andrete a visitare sopra, dove ci sta il Museo delle Torture. Due parole sul castello. La nascita del castello, in genere per i castelli si sa chi l'ha ideato, chi l'ha costruito, la dinastia che lo ha voluto e via dicendo. Per il castello di Peschici ci sono molte nebbie, molti misteri, si parla di mercenari slavi venuti dal oltre Adriatico per cacciare i saraceni dal territorio, chiamati da... questi mercenari slavi chiamati dall'imperatore Ottone I di Sassonia, stiamo nel 969 d.C. Ma è tutta una leggenda. Il duce che li conduceva, Sueripolo, è una figura molto enfatizzata. È stata tirata fuori nel 1680 in un lavoro da Pompeo Sarnelli. Però ultimamente, non più tardi di 5-6 mesi fa, è venuta fuori una documentazione storica prodotta da una professoressa, da una docente dell'Università di Zagabria, che dice che forse, probabilmente, o forse più sicuramente dell'ipotesi dei mercenari slavi, gli slavi che sarebbero sbarcati su questa costa verso quell'epoca, il 970, erano pirati che abitavano l'isola di Lastovo, che si trova a 100 km di fronte a noi, oltre le isole Tremiti. E distrutta completamente, era il loro covo quest'isola, distrutti completamente dai veneziani, dalla Serenissima, che si era scocciata di avere i suoi traffici messi in discussione da questi pirati. Alcune famiglie riuscirono a scappare da quest'isola e sarebbero sbarcati qua. Fuori, quindi o l'una o la prima ipotesi o la seconda ipotesi, io personalmente propendo per la seconda, che è più documentata della prima. Fuori qui, secondo il duce Sueripolo, fuori della porta, voi siete venuti da sopra, no? Sì. No, Maria Teresa, siete venuti da su. Andando fuori adesso a destra c'è uno dei primi insediamenti abitativi di questi slavi, ci sono delle grotte che sono state un po' così aggiustate a case, e questi slavi si sarebbero poi col tempo uniti con gli abitanti del territorio, e pare, secondo sempre questa ipotesi, che avrebbero costruito la prima roccaforte, il primo fortilizio, più che castello, la prima roccaforte su un castelletto, una torre di avvistamento bizantina, quindi andiamo ancora prima del Novecento, del secolo X, e su questi ruderi avrebbero costruito questa roccaforte. Di certo ci sta una testimonianza storica che dice che il 1053, in questa sede, in questo territorio, in questo punto in cui ci troviamo noi adesso, c'era un castello. Ed è una donazione di un terreno fatta all'abbazia di Calena, che si trova nella piana di Peschici, nella quale donazione si scrive che in loco c'è un castello, un qualcosa che rassomiglia a un castello. Probabilmente, siccome siamo nel 1053, il castello sarà stato costruito dai primi normanni che sono arrivati sul Gargano.
I normanni erano già sul Gargano dal 1011, va bene? Dal 1011, cioè ancora 40 anni prima, che si erano messi d'accordo con Melo da Bari per poter far ritornare Melo da Bari a Bari, dove lo avevano cacciato perché era un despota, era un tiranno. Dopo di ciò il castello da normanno è diventato svevo con Federico II di Svevia, e di Federico II bisogna dire che è stato qui, perché il 1239 silurò tre galee veneziane nel mare Adriatico, e allora il Papa, che era d'accordo con i veneziani, dette in carico ai veneziani di andare a dare fastidio a quello scomunicato di Federico II, che nel frattempo era stato scomunicato perché andò a fare la crociata in nome del Papa, e invece di fare la guerra ai musulmani si mise d'accordo con i musulmani, quindi proprio un politico di prima categoria. Come vedi adesso? Sì, come tali e quali a quelli di adesso. E le dico subito un'altra cosa, tali e quali a quelli di adesso. La presenza di Federico qua, il 1239, furono per rappresaglia da parte dei veneziani, da parte quindi del Vaticano, che era d'accordo con i veneziani, furono distrutti i porti di Termoli, Peschici e Vieste. Due anni di tempo, il 1241, il castello di Peschici era ricostruito. Due anni semplicemente, va bene? Proprio come gli appalti che si fanno adesso, che sono nel giro di due mesi abbiamo di tutto e di più. Questa presenza di Federico II è molto significativa, perché dice probabilmente che la posizione strategica del castello era abbastanza rilevante, quindi aveva un'importanza strategica non indifferente, come torre, proprio come punto di avvistamento degli assalti saraceni. Uscendo, guardando un po' fuori dal giardino, quando andrete in giardino, di fronte a noi c'è una torre, la torre di Montepulci. Dall'altra parte, sulla destra di Peschici, guardando il mare, c'è la torre di Calalonga. Le due torri, se guardiamo la cartina, tra di loro non si vedono, e queste torri servivano per, come avvistamento, punti di segnalazione di questi assalti eventuali che ci potevano essere. Si facevano segnali di fumo tra di loro. Le due torri non si vedono perché in mezzo ci sta la punta sulla quale ci siamo noi, ci siete voi adesso. Evidentemente anche il castello di Peschici era fornito di una torre. Nel plastico che passerete guardando lì c'è una forma semicircolare che non vedrete perché è stato costruito nel tempo un muro. Quella costruzione, che è soltanto praticamente rimasto il basamento, doveva semicircolare, doveva essere una torre di collegamento fra la torre di Montepulci e la torre di Calamonte. Dopo gli Svevi, naturalmente, se non sono arrivate le varie dinastie che hanno un po' interessato tutto il meridione d'Italia con il regno delle due Sicilie, cioè Angioini, Aragonesi, Spagnoli, la Casa d'Asburgo e i Borboni alla fine. Il 1844 siamo arrivati praticamente ai giorni nostri, diciamo, un secolo e mezzo fa, il castello è diventato demaniale. Con la legge eversiva del feudalesimo di Napoleone Bonaparte, cioè il feudalesimo lo cancelliamo dalla faccia della terra, il centro di potere devo essere io, Napoleone, non devono essere né la Chiesa e né i feudatari, di conseguenza fece dette in carico di vendere tutte le proprietà dei feudatari e della Chiesa, e infatti i conventi, le chiese, la abbazia che ho citato prima, la quale è interessata moltissimo la professoressa Rausino, l'abbazia di Cavena, è diventata proprietà privata proprio per questo motivo. Il castello è diventato proprietà privata per questo motivo, e lo comprò una famiglia nel 1844, una famiglia di Vico del Gargano, un paesino che sta, da dove vengono? Io cito Melo da Bari, pensando che venivano da Bari, avrei dovuto dire Melo da Lecce, avrei falsato la storia. E anche il castello di Peschici fu venduto a questa facoltosa famiglia di Vico del Gargano, della Bella, esistono ancora eredi oggi, i quali vendettero il castello prima a un peschiciano, che evidentemente, non sapendo che farsene, glielo rivendette.
Poi piano piano siamo arrivati a oggi e attualmente il castello è proprietà di due fratelli professionisti pesticiani. Che cosa ne facciamo di questo castello? Una parte di sopra, i due fratelli, dice uno me la piglio io, e ci abita, e sta sopra qua. L'altra parte, che è questa di sotto, era diventata una discarica, materiali di risulta, intonaci, cemento e destra e sinistra. Con l'altro fratello si sono messi d'accordo e hanno restaurato completamente ed è diventato un contenitore culturale nel quale vi trovate voi adesso. D'accordo? Grazie. Adesso attualmente il castello ospita una mostra al Museo delle Torture. Se incominciate da questa sala, però non andando tutti insieme in quanto è una piattaforma di 10 persone. Come e quando è nato il suo interesse per lo studio dei castelli? Allora, io lavoro nella scuola, quindi mi occupo di ricercare la storia del territorio come rappresentante della società di storia patria. Quindi abbiamo iniziato nel 97 con un centro studi, il centro studi Martella, a ricostruire un po' la storia del nostro territorio. Quindi abbiamo iniziato da Peschici, poi abbiamo ampliato l'orizzonte a tutto il Gargano, e quindi in particolare con la scuola poi ci siamo soffermati a studiare un po' la storia delle torri e dei castelli, ecco, del nostro territorio. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto pure noi un progetto che si chiamava Sentinelle del Mare. Quindi siamo arrivati fino a Lecce, quindi a visitare anche i luoghi del Salento. Quindi abbiamo creato questo ponte ideale tra il Gargano e il Salento, proprio perché alcuni nostri amici ci hanno fatto da guida, tipo Denny Vitale del gruppo archeologico pure salentino. Abbiamo visitato Torre Testa, poi siamo andati a Torre Guaceto e i nostri ragazzi li abbiamo portati anche sul Gargano, quindi a visitare tutti questi castelli, tra cui il castello di Peschici. Dottoressa, allora, perché la sabbia a Peschici è più fina? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Cioè, probabilmente è più fina perché le onde hanno poi creato questa erosione che ha portato, ecco, alla formazione di questa particolare sabbia che incantò gli slavi che per primi, arrivarono a Peschici e fondarono Peschici e la chiamarono proprio Peschici, che significa sabbia fina. Qui è un territorio carsico, quindi ci sono anche delle formazioni tipo le grotte, tipo quelle di Castellano in alcune zone del Gargano, e in particolare la costa è piena di tantissime grotte che sono state create dall'erosione creata proprio da queste onde
perché praticamente hanno creato una serie di meravigliosi passaggi, per cui ecco, vi consiglio la prossima volta che venite sul Gargano di girare con un battello e di visitare tutte le grotte che da Peschici arrivano fino a Mattinata, che sono meravigliose, proprio belle. Che importanza ha avuto per lei vincere il premio Torre di Belloluogo? Allora, ecco, il premio Torre di Belloluogo mi è stato conferito da un'associazione ideale Torre di Belloluogo, che è guidata da dalla professoressa Carlo Denunzio di Lecce, che con il suo partner Beniamino Piemontese è stato sempre un punto di riferimento per noi, perché ogni volta che noi decidiamo di venire nel Salento loro ci fanno da guida, quindi ci hanno seguito poi proprio sul caso dell'abbazia di Calen, hanno visto la nostra battaglia, hanno apprezzato la nostra battaglia e hanno combattuto con noi da Lecce proprio per la salvezza dell'abbazia di Calena, come noi stiamo pure occupandoci della salvezza della torre di Belloluogo di Lecce. Infatti abbiamo visitato il parco della torre di Belloluogo quando siamo venuti l'anno scorso a Lecce con questo progetto Segnale del Mare. Ogni castello ha una storia. Da quale di queste storie lei è stata più appassionata e perché? Pure la storia di questo castello è affascinante, perché adesso ecco, il professore Giannini naturalmente la conosce molto più di me questa storia, ci ha costruito proprio un romanzo che si chiama Il castello sulla rupe, un libro che è qui. E vedere questo fortilizio a picco sul mare fa nascere tante leggende, per cui insomma conoscere pure la storia di chi ha abitato questa torre, questo castello, i principi Pinto che nel regno di Napoli erano dei feudatari molto accreditati, pure ci ha spinto a studiare la storia di questi principi a Napoli, e quindi tante storie, tanti gossip ci hanno intrigato, e quindi ecco, magari ecco, ci spingono anche ad approfondire proprio la storia sui documenti, che è un po' carente, ecco, non abbiamo tantissimi documenti per ricostruire la storia. Quindi nel percorso conoscitivo storico ha avuto l'opportunità di conoscere delle leggende che appartengono alla vita del castello? 1735, un detenuto politico scappa da quella finestra in fondo alle segrete che avete visto. L'avete notata? L'ultima stanza, c'è una finestra che dà sul mare, 80 metri sul mare. Approfitta dei lavori che stanno facendo nelle segrete, apre la finestra e si butta a capofitto nell'acqua. 80 metri di volo. Andrea. Finisce subito la storia, se dico che è successo. Allora il feudatario dell'epoca, Francesco Emanuele Pinto, che aveva preso il feudo da qualche anno, se non da qualche mese, lancia un bando in paese: chi mi riporta il detenuto gli regalo tutto quello che posso regalargli. L'unico fesso che si presenta è un certo Padula, soprannominato così perché veniva da Padula, che aveva sposato una certa Maria della Torre, che poi negli anni ho scoperto era l'antenata di mia suocera. Comunque, questa è una parente. Si presenta questo qua, era senza arte né parte, ex fuciliere dell'esercito borbonico, si era ritirato dall'esercito per poter sposare questa donna peschiciana. Si presenta questo qua, si mette davanti alla finestra, chiede da dove è scappato, dice da quella finestra. Lui si mette davanti alla finestra e dice, e pensa, dove è arrivato lui arriverò pure io. Non ci ha pensato due volte e si è buttato pure lui. Le correnti della baia fanno un certo giro, l'allargo, poi vanno verso la spiaggia e poi tornano fuori. La corrente che ha preso lui e anche il detenuto che era fuggito li ha portati in quella spiaggetta delle ultime luci. In fondo là, quelle ultime due luci che vedete, c'è una spiaggetta. Quando è arrivato Padula, si è trovato il detenuto a terra, boccheggiante, che non ce la faceva più, lo ha preso, lo ha incatenato e lo ha portato su qua, il paese. Il feudatario è stato di parola, gli ha regalato una cassa di monete d'oro,
Le ha regalato un ulivetto che si trova nella zona più illuminata lì nella piana di Peschici e gli ha regalato la casa dove adesso abito io. I notabili, speziale, notaio, avvocato, leguleiVari del paese, quando hanno visto questo povero Cristo che si era arricchito in quella maniera, lo hanno messo in gioco. E gioca oggi, e gioca domani, dadi di qua, dadi di là, carte tarocchi di qua e tarocchi di là, questo povero Cristo si è giocato la cassa di Marenghi d'Oro, l'uliveto, cioè un appezzamento di terreno che aveva avuto, si stava giocando la casa ma non poteva più, almeno gli è venuto lo scrupolo avendo moglie e una figlia appena nata. L'ultima cosa che gli era rimasta, l'uliveto, che è enorme, una quantità di olio all'anno che è pazzesca. L'ultima cosa che gli era rimasta ancora là, si giocò tutto per tutto anche l'uliveto, che si chiama Padula, oggi si chiama Padula, anche per il fatto che era di questo proprietario, di questo Padula. E quando si seppe che aveva perso anche l'uliveto, nel paese è uscito il detto: si è fregato Padula. Ed è finita così. Arrivederci, grazie.